Alberto, insomma, in Cina hanno fatto fuori pure LinkedIn. Era l'ultimo bastione dei social occidentali che resisteva ai venti della nomenclatura rossa cinese. Come mai? Che cosa è successo? No, non hanno fatto fuori LinkedIn stesso che ha deciso di gettare la spugna. Perché Ma hanno se l'ha LinkedIn. gettata è perché gli tiravano qualche pugno in faccia. Che cosa è Sì, certo. successo? No, succedeva che le domande Allora, LinkedIn, faccio una premessa, era l'unico dei grandi social network che era rimasto in Cina. C'era un LinkedIn cinese con 50 milioni di membri in cinese che era perfettamente interfacciato con il LinkedIn nostro. Io difatti ricevo moltissimi messaggi da signori cinesi che mi scrivono in cinese o mi scrivono in inglese e sono perfettamente integrati. E questo avevano sempre chiuso un occhio le autorità di Pechino perché questo consentiva l'interscambio e la collaborazione tra persone, uomini e donne d'affari di tutto il mondo con uomini e donne d'affari cinesi, per cui era una cosa molto importante per l'export, per l'import, per l'educazione, per l'essere messo. Per riuscire a stare in un certo giro internazionale. Quindi il governo cinese ne vedeva sempre l'utilità di LinkedIn. Solo che recentemente, con queste nuove strette ideologiche che ha dato Xi Jinping, le richieste di censura di persone o situazioni si è fatta sempre più pressante. E quindi LinkedIn si è trovata proprio chiusa. Tra la necessità di adempiere alle autorità cinesi ed essere messo alla berlina in tutto il mondo per il proprio, diciamo così, collaborazionismo, oppure lasciar perdere e buonanotte. Perché in effetti negli ultimi tempi LinkedIn sta diventando sempre più un network tradizionale in cui si postano Sì, ragionamenti, articoli, riflessioni, commenti. commenti, sta diventando sempre di più e questo per le autorità cinesi non era tollerabile. Però, ripeto, non sono state le autorità cinesi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato Axios, che è un media, tu dovresti conoscere, un media americano, si chiama Sì. Axios, AXIOS. Che ha fatto quattro domande molto, molto calzanti, pubbliche, a LinkedIn, a cui LinkedIn non ha risposto perché era veramente molto, molto incalzanti. E di fronte a queste contraddizioni, LinkedIn ha piuttosto buttato la spugna dicendo: noi ci ritiriamo, LinkedIn Cina rimane come un servizio di recruiting. Senza commenti, senza post, solamente una piattaforma di recruiting e tutti i membri del cinese vengono staccati. Questo non, staccati dalla piattaforma internazionale. Questo non vuole dire che un cinese non può più partecipare a LinkedIn. In teoria può partecipare a LinkedIn attraverso un VPN. Eh sì, come succede con Twitter, Facebook, È un Google. collegamento, è un collegamento. Io poi non so se sono perseguibili, se possono fare una cosa di questo genere, o se devono partecipare con degli pseudonimi. Sai? Ah, molto probabilmente io se fossi cinese parteciperei con uno pseudonimo per non sapere né leggere né scrivere. Cioè, no, no, Io no, no, no. non so in che misura sia legale o se tu partecipi col tuo nome vero, perché con LinkedIn non ha senso partecipare con uno pseudonimo, Certo. generalmente partecipi con la tua vera identità, per cui non credo che risolva molto l'idea di mettere una VPN se questa è la situazione. Per me questa è una sconfitta per la Cina e credo che le autorità cinesi non si aspettassero il gettare la spugna da LinkedIn sulla Cina. Loro premevano perché volevano che fosse
che molti soggetti fossero banditi, molti giornalisti, molti, c'erano liste molto lunghe di persone che dovevano essere tolte da LinkedIn, secondo loro, ma anche non cinesi, anche internazionali, anche americani, europei. E io credo che il governo cinese sia stato colto in contropiede su questa decisione di Microsoft, perché LinkedIn è di Microsoft. Sì, perché sì. Tutto sommato l'interlocuzione d'affari come era quella di LinkedIn è importante per i cinesi. Il poter interloquire con importatori e esportatori, potere conoscere. Cioè, la Cina è un paese che ha bisogno di interloquire molto con il mondo, ha bisogno di esportare molto, ha bisogno di importare molto, ha una propensione all'import-export molto elevata, per cui non è un paese che può rinchiudersi su se stesso. Quindi, tutto sommato, io credo che non sia una cosa positiva per la Cina, ma sia piuttosto in linea. Purtroppo c'è una linea che dice stiamo più per i fatti nostri, smettetela di parlare con gli stranieri. È da tempo che gli stranieri non sono graditi, che vengono mandati a casa, che vengono presi solo in circostanze eccezionali, se hanno solamente delle qualità molto molto particolari, che c'è una grande selezione sulla politica dei visti. È da tempo che la linea del partito è quella di separare i contatti tra cinesi e stranieri. C'è per esempio le scuole straniere stanno mano a mano chiudendo, vengono approvate col contagocce, più delle volte avviene la loro richiesta di lasciare il paese. Le società di tutoring, che sono principalmente straniere, sono state abolite. Molti giornalisti stranieri non possono più risiedere in Cina, sono stati cacciati via. C'è una linea sempre più dura di separazione, che me lo dicono anche, che molta gente trova i cinesi molto meno disponibili di una volta, molto meno aperti di quanto fossero mai stati. E credo che questo sia nella linea, ma credo che LinkedIn sia stato veramente un inciampo, perché era veramente molto importante. Sono 50 milioni di cinesi erano su LinkedIn, non barzellette. Però questo dovevano aspettarselo le autorità cinesi. Cioè, se alla fine tu colpisci ripetutamente, poi non su aspetti marginali, ma proprio sull'aspetto centrale, sulla ragion d'essere di un social network, cioè di avere tutti più o meno a bordo e quindi di permettere l'interazione tra giornalisti, intellettuali, uomini d'affari, manager e quello che sia, se l'autorità cinese vuole mettere bocca su chi può essere membro di LinkedIn, su chi può avere il profilo su un social network, è chiaro che deve aspettarsi che queste siano le conseguenze. Cioè, ma no, in realtà non era mai successo, perché a Facebook era proprio stato vietato di entrare, come pure a Twitter. Allora non fu mai concessa questa possibilità. Ma questo già ti dice qual è la forma mentis, capito? Cioè, mentre in Occidente nessuno si... Anche la politica dei dati, che tutti i dati devono essere assolutamente mantenuti in Cina. Credo che io non sono un esperto di queste cose, non so, però so che viene citata spesso, che questo crea problemi a chi. Ma no, è certo, ma tra l'altro questo lo fa anche la Russia, sta imponendo una politica simile su tutti i siti che in Russia hanno più di 500.000 click al giorno, per esempio. Anche IKEA. Comunque è una gran brutta notizia per la Cina, direi. Non ritengo che sia una gran brutta notizia per LinkedIn, ma una gran brutta notizia per la Cina è. Beh, bisogna vedere quanti soldi faceva LinkedIn in Cina. Probabilmente non ne faceva granché. Cioè, io non ho mai visto... Sì, anch'io ricevevo qualche contatto, qualche richiesta di
interazione da cinesi, sia con il nome, diciamo così, scritto con l'alfabeto latino, lo stile. Probabilmente no, e tieni presente che siccome LinkedIn vive di pubblicità, e siccome la pubblicità che facevano su LinkedIn non era tanto, era rivolta all'esterno, Esatto. quindi LinkedIn può sempre continuare a raccogliere questa pubblicità, come fa Facebook. Una società cinese può tranquillamente fare pubblicità su Facebook. Sì, esatto, non c'è interesse a vendere la pubblicità diretta a soggetti privati o corporate cinesi, e quindi la decisione, tutto sommato, è stata facile per LinkedIn. Sì, forse sì. Forse non perdo neanche tanto business. E se poi c'era un rischio reputazionale, Il rischio perché reputazionale era molto forte. Con questa uscita di Axios era girata attraverso tutti i più importanti media che si occupano di Cina. Queste domande di Axios a LinkedIn erano molto imbarazzanti per LinkedIn e per Microsoft. poi LinkedIn finora è stato praticamente isolato dalle polemiche sui social network, mentre l'indignazione, le inchieste, le polemiche si abbattono su Facebook e su Twitter, LinkedIn non è mai stata troppo coinvolta in queste faccende poco piacevoli, poco commendevoli. Insomma, YouTube sicuramente Comunque una cosa riceve. intelligente è che LinkedIn ha fatto due comunicati per spiegare questa decisione, uno in inglese e uno in cinese. Il comunicato in inglese è stato immediatamente censurato in Cina, non si può vedere. Quindi che ha detto due cose diverse. Ha detto due cose diverse, sì. Vabbè, ma questo, cioè, il dato, cioè il commento che a me viene da fare sull'episodio è che internet si sta balcanizzando. Cioè, mentre era nata come l'utopia delle comunicazioni senza limiti, senza restrizioni, senza un'autorità centrale che potesse intervenire, adesso, a circa 30 anni di distanza dal momento in cui internet è entrata un po' nella vita di tutti, stiamo osservando che ci sono confini, ci sono limiti, ci sono barriere, ma non solo, ecco, il fatto che Facebook non possa operare in Cina. Per esempio, se tu su Amazon, tu italiano, vuoi vendere i tuoi prodotti in Francia, non è così facile, non è vero che puoi farlo. Se tu vuoi vendere il prosciutto italiano negli Stati Uniti attraverso Amazon, non te lo fanno fare di fatto. Insomma, ti pongono una serie di limiti che ti impongono invece di avere una presenza negli Stati Uniti, devi avere un tra virgolette negozio su Amazon americano. Poi, se vuoi cambiare delle cose, devi cambiarlo sul sito italiano e sul sito americano. Ma insomma, c'è tutto un lavoro che per una piccola azienda non è facile svolgere. Capito? Beh, già Stiamo a Fabio, andare su Amazon non è da tutti, ossia è Amazon che decide chi diventa fornitore e chi no. Esatto. Ossia, Ma anche e quando poi sei diventato fornitore italiano, cioè che ti permettono di decide mettere in loro su vetrina le tue cose su Amazon, queste cose su Amazon. Non sei tu che decidi su quale mercato vai. Esatto. E
quindi hanno balcanizzato abbiamo il caffè questo. No, no, esatto, dobbiamo farlo perché, insomma, io sto esaminando un po' questo aspetto ed è così in tanti ambiti, per cui la gente non se ne rende conto, no? Perché uno può leggersi il New York Times dalla Tanzania o, che ne so, il giornale di Seoul dall'Argentina. Però è molto più complesso di quanto si pensi, non è così even playing field come si può pensare. Esatto. E questo, insomma, solleva tutta una serie di problemi, di dubbi, che per esempio, di cui noi non siamo al corrente, cioè non siamo consci come utenti medi della rete, e di cui i governi proprio non hanno alcuna contezza e continuano a preoccuparsi soltanto delle tasse delle multinazionali, dove le pagano, non le pagano, il loophole, l'Irlanda, eccetera, eccetera. Però poi quando vai a vedere che cosa sta diventando internet dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista della efficacia con cui le imprese possono vendere, comprare, operare in tutto il mondo, ecco, di questo non c'è assolutamente alcuna capacità né interpretativa né analitica nelle istituzioni. Ed è soprattutto in Europa, io credo, perché in Cina ovviamente hanno le idee più precise, in America sicuramente non è un aspetto completamente sconosciuto, in Europa siamo gli unici boccaloni tra le grandi zone economiche che viviamo con lo sguardo rivolto al passato, i politici non capiscono internet, non hanno la sensibilità e la voglia di occuparsi di questioni tecniche che loro considerano esoteriche oppure diciamo, fuori dalla portata dei loro interessi. Dovremmo fare una puntata su questo, hai ragione, magari dobbiamo invitare un esperto perché c'è molto da discutere e il pubblico generalista non ha avuto, diciamo così, le informazioni per farsi un'opinione precisa. Va bene, Fabio. Ok, Alberto, un abbraccio, buone cose, buona serata. Raccomandiamo di nuovo a chi ci ha ascoltato di mettere un like, di diffondere il link tra amici e conoscenti sui social, di commentare, a noi fa sempre piacere, e per chi ci ha scoperto da poco vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale. Vorremmo raggiungere i 10.000 iscritti entro la fine dell'anno, aiutateci nel tagliare il traguardo. A presto, buone cose a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao Alberto.